E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! E benvenuti ragazzi alla prima di queste recensioni sui Transformers. Oggi abbiamo tra noi appunto un Transformers del 2015. Per la linea Transformers Combiner Wars abbiamo Thundercracker, che è della classe di Transformers Legend, cioè la classe più piccola, quelli di dimensioni più piccole. Comunque vediamo brevemente il packaging, molto figo questo disegno di Thundercracker qui sullo sfondo. Andiamo a vedere il retro, abbiamo naturalmente il nostro Thundercracker in forma robotica, così come è esposto nel blister, abbiamo la forma anche in aereo, spoiler, e poi abbiamo gli altri personaggi sempre della classe Legend disponibili, come vedete Powerglide, Bombshell e Windcharger. Comunque non perdiamo altro tempo su questo piccolo box e andiamo subito a togliere il nostro Transformers dalla confezione. Ed eccoci qua ragazzi con il nostro piccolo Transformers fuori dalla confezione. Devo dire già che ha un primo impatto, mi piace un sacco. Comunque prima di andarlo a vedere vi faccio vedere che nella confezione era presente questa carta, vedete, con il disegno appunto di Thundercracker e nient'altro, il retro è sempre uguale e si sarebbero volute delle statistiche, magari ci sarebbero state davvero bene sulla carta. E inoltre abbiamo naturalmente il classico libretto di istruzioni che fa vedere la trasformazione da aereo a robot e da robot ad aereo naturalmente. Comunque andiamo a vedere ora finalmente il nostro Transformers più nel dettaglio. Ragazzi, devo dire che la Hasbro ha fatto davvero un gran bel lavoro con questo Transformers nonostante sia così piccolo. Vedete, qui c'è una piccola sbavatura dorata, ma credo si possa togliere con un po' di attenzione. Come vedete le armi nel packaging, nel blister, erano posizionate qui e devo dire che a me piacciono anche posizionate così, ma credo che siano più per la forma aereo, però comunque danno una bella imponenza al nostro Transformers. Ovviamente però il modo corretto per mettere queste armi è questo, naturalmente in mano al nostro Thundercracker, che come vedete è armato appunto di tutto punto con questi bei cannoni anche abbastanza grandi. Quindi è piccolo ma fa male, come Riccardino Fuffolo. Comunque, il fatto che abbia queste armi non è una cosa da niente, perché solitamente i Legends molte volte anche sono proprio disarmati. Quindi il fatto che questo sia dotato di armi è davvero una cosa in più e anche molto gradita, e ne ha ben due oltretutto. Come vedete lo stile è molto slanciato, a me piace molto questo tipo di stile sui robot. Queste ali sul retro a me non danno per niente fastidio, anzi ci stanno benissimo e sono anche ben dettagliate. Vedete qui la linea rossa, il painting è precisissimo ragazzi, ci sono anche gli stampini, vedete, dei Decepticon, sono stampati, non sono adesivi, quindi molto bene la Hasbro su questi Transformers. Prima di andarlo a trasformare vediamo un attimo le articolazioni. Alla testa non c'è nessuna articolazione, è un peccato, però non fa niente, non è un problema. Abbiamo questa articolazione, vedete qui, a sfera alle braccia, che permette sia l'apertura che la rotazione, un buon raggio di movimento. Abbiamo anche la rotazione qui al gomito, vedete c'è la sfera naturalmente, il piegamento qui a 90 gradi del gomito. Alle mani non c'è articolazione, al busto non abbiamo nessun tipo di articolazione, qui alle gambe abbiamo un'articolazione a sfera che permette un'apertura massima delle gambe, anche la rotazione in avanti e anche indietro un po' limitata, però comunque riesce ad arrivare quasi al massimo. E poi abbiamo anche un piegamento al ginocchio davvero molto buono e inoltre l'articolazione qui al piede, quindi è dotato anche di buone articolazioni. Prima di andare a trasformarlo ancora volevo dare comunque il voto in modalità robotica a questo Transformers, è secondo me un bel 8 pieno, se lo merita tutto ragazzi. Ora andiamo finalmente a vedere come si trasforma questo Transformers, come si trasforma questo Transformers. Vediamo velocemente, si alza qui questo pezzo della cabina, poi si abbassano, vedete, le ali in questo modo, già sta prendendo forma. Si abbassano le braccia in questo modo, la trasformazione quindi è molto semplice, riesco a farla completamente in diretta senza perdere molto tempo. Vedete, si unisce questo pezzo qui di dietro e vedete qui si è formato appunto l'aereo quasi completo. I piedi dovrebbero essere messi in questo modo a formare questi propulsori e le braccia, vedete, si incastrano su questi perni appositi appunto per la trasformazione. Bisogna metterle in questo modo, dovrebbe esserci un incastro sulla parte posteriore ed eccoci qua. Oh, l'aereo ha preso forma praticamente, è abbastanza solido e ora non resta che mettere i cannoni, vedete qui, nei fori appositi.
E ci siamo, ragazzi, il nostro aereo è completo. E devo dire che è davvero un bel aereo. Perché mi piace particolarmente questo aereo rispetto agli altri, che poi vedremo magari in seguito quando li recensirò, se li prenderò magari. Questo qui è particolare perché di solito questi Transformers, appunto veli volari, Transformers aerei, hanno sotto di essi un bel catafalco, un bel pezzone di plastica che appunto è dato da tutte le parti del robot, insomma, ammassate un po' sotto, e quindi hanno questa specie di quadrato qui sotto che a me di solito dà fastidio. Vedete invece questo? Non ha niente, è slanciatissimo, è davvero un buon aereo. L'unica cosa, l'unica pecca naturalmente è che si vede la testa del robot, però comunque è un dettaglio davvero piccolo. Qui naturalmente si può estrarre il carrello in qualche modo, ecco qua, con addirittura il carrello estraibile si può posare, vedete, in questo modo. Vediamo comunque i dettagli anche in questa forma aereo, sono davvero buoni, non c'è niente di eccezionale, però comunque è fatto bene, ragazzi. Il voto che mi sento di dare a questa forma velivolare di Thundercracker è anche qui, anzi, questo merita forse di più della forma robotica anche rispetto agli altri aerei, come ho detto. Qui un bel 8.5, se lo merita tutto. La trasformazione comunque è stata molto facile, anche intuitiva. Si la guardi una volta nel libretto e poi la sai praticamente a memoria. Quindi semplice ma efficace. Voto trasformazione 8. Quindi in media, ragazzi, sommando i tre voti e dividendoli per 3, questo Transformers prende un bel 8.2. Lo arrotondiamo per eccesso perché come ho detto questo Transformers mi piace davvero tanto, nonostante sia così piccolo. Quindi, ragazzi, per oggi la recensione finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo tipo di recensioni, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Transformers in particolare. Il prezzo a cui l'ho trovato nel negozio di giocattoli è, come ho detto nel video, 11,90€, quindi mi è andata più che bene, un prezzo bassissimo. Comunque, il video finisce qui, ragazzi. Ciao da Ara e da Thundercracker in modalità aereo.